Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova recensione. Oggi siamo con Hasbro ed il suo Gigawatt o Gigawatt, a seconda di come lo vogliamo chiamare. Crossover questa volta con la saga di Ritorno al Futuro. Infatti l'Art Mode è la celeberrima DeLorean. Resa abbastanza bene, parliamo ovviamente sempre di Hasbro. Chi mi segue sa che non ho molta stima per la qualità che stanno proponendo, però io adoro Ritorno al Futuro, quindi come fai a non prenderla? Andiamo a vedere qualche dettaglio qui. C'è tutta la strumentazione posteriore, i post bruciatori presenti nel film, ora per qualche motivo Hasbro è andata scemando rispetto all'Ectotron. In primis la scala, ovviamente ridotta, questo risulta essere più piccolo rispetto ad Ectotron, vai a capire perché. Cioè, se vuoi fare un crossover magari fallo bene, rendilo una cosa un po' più da collezionisti, visto che non è indicato solo per i bambini, insomma è più una cosa che ti compra il fan della saga. Cioè, per chi fare il giocattolino, insomma. Detto questo, abbiamo della plastica clear solamente qui sull'abitacolo. All'interno purtroppo si vede la struttura interna del bot. Vedete tutta questa griglia di plastica piena di buchi, insomma decisamente non è bellissimo a vedersi. Fortunatamente questo clear è abbastanza scuro, quindi un minimo lo nasconde. Per il resto abbiamo il dettaglio della targa Out of Time qui sul posteriore, molto apprezzato questo dettaglio, molto simpatico. Vediamo la parte anteriore, qui la targa è mancante. Tutto sommato una discreta rappresentazione, però di certo si poteva fare di meglio. Ora dalla scatola insieme al modello usciranno questi due accessori che ci permettono di trasformare la DeLorean classica, quello che usa Marty per andare dal 1985 al 1955, a cui basta aggiungere quest'asta per ricreare la classica scena del fulmine, e con questo abbiamo il modello che usa Marty per tornare dal 55 all'85. Andiamo a rimuovere. Le ruote, cosa che ho molto apprezzato, possono essere girate e possiamo aggiungere il Mr. Fusion, ovvero il generatore ecologico, in quanto va avanti a rifiuti.
qualche doc installato sulla macchina in quello che avrebbe dovuto essere il 2015. Diciamo che il 2015 è stato un filo diverso, ma non sottilizziamo in questa sede. Purtroppo questo non si aggancia molto bene, c'è bisogno di forzarlo un po', insomma, tende a cadersene relativamente facile, vedete, non regge proprio benissimo. Anzi, oggi sembra che non regga affatto. Questa è la DeLorean col kit di conversione volante installato. Manca purtroppo la versione del Far West. Ovviamente, per forza di cose, insomma, la struttura della macchina è molto diversa. C'è tutto un ambaradan steampunk presente sul cofano, sui lati, quindi avrebbe cambiato radicalmente il modello. Si sarebbe potuto fare, ma con qualche accorgimento in più. Parliamo poi di una cosa più strutturata, insomma, con un kit che si potesse agganciare ai lati, sul paraurti, sul cofano, insomma, una qualità che non è di Hasbro in questo modello, in questo momento. Ora, detto questo, per cominciare la trasformazione andiamo a rimuovere l'arma nascosta qui sotto al cofano dietro al paraurti. Solleviamo le porte, che fortunatamente anche qui si aprono ad ala di gabbiano, quindi fedele a quello che è il modello originale. Andiamo a aprire queste due sezioni, ruotiamo la parte posteriore, spingiamo i propulsori all'indietro, cosa che fa fuoriuscire quelli che diventeranno i piedi. Chiudiamo questi pannelli, ruotiamo di 180 gradi tutta la parte inferiore, separiamo le gambe, ruotiamo le ruote anteriori verso l'interno finché non sentiamo un click. Così. Ora prendiamo questo pezzettino e lo facciamo girare fino a questa posizione. Separiamo queste due parti. Abbassiamo le braccia e tiriamo fuori le mani. Ora abbassiamo il cofano e contemporaneamente ruotiamo la parte centrale. Usiamo questo peg in questo incavo per bloccare il cofano e per farlo del tutto sfruttiamo i peg presenti qui sulla parte posteriore delle ruote in queste zone qui.
abbiamo così ottenuto il bot mode. È brutto. Ok, allora, non è proprio bruttissimo, è impietoso però rispetto a quello che avrebbe potuto essere. E, diciamo, volendola interpretare come un richiamo al vintage, quindi alla struttura delle macchine di quegli anni, quindi molto squadrata. E ci può stare, quindi abbiamo un robot quasi tarchiato e sto petto enorme insomma, esteticamente non è il massimo, ci può stare se consideriamo il modello di alt mode di riferimento. Detto questo, la posabilità. Come abbiamo già visto, la parte inferiore può ruotare di 360 gradi. Le gambe purtroppo si muovono solo fino a un certo punto sulle ginocchia, mentre per il resto sono relativamente mobili. Possono anche ruotare in questo modo. Per quanto riguarda i piedi, possono essere inclinati solo fin qui. Ma possono ruotare in questo modo. Purtroppo sono piedi piatti praticamente, piedi da papera, non sono bellissimi da vedere. Per quanto riguarda le braccia, possono ruotare di 360 gradi, di 90 gradi sulle spalle. Sempre di 360 qui sull'avambraccio e di 90 sul gomito. Ovviamente i polsi sono fermi, possono solo essere aperti e richiusi in questo modo. Per finire, la testa è su ball joint, testa che tra l'altro è abbastanza carina, va a richiamare gli occhialoni di Doc. Detto questo, in bot mode, l'unico dettaglio degno di nota sono le portiere aperte dietro che insomma, sembrano delle alette, ma non penso proprio che sia pensato per volare. Il flusso catalizzatore o canalizzatore, se non erro, c'è un errore di traduzione nel film vero e proprio. Presente qui sul pettorale. Simpatica l'idea di aggiungerci anche il pannello che di solito possiamo vedere all'interno dell'abitacolo. In questo caso con le tre date dei viaggi del tempo principali, anche in questo caso manca la data del Far West. Vedete, abbiamo il 1985, il 2015 e il 1955. Quindi, se dovessimo prendere un film di riferimento, sarebbe quello partendo insomma dal 85 al 2015 fino al 55, quindi dovrebbe essere il secondo film dove Doc ritorna nell'85 a prendere Marty e insieme con la ragazza tornano nel passato. Passano prima dal futuro e poi ritornano insomma nel passato per togliere l'almanacco dalle mani di Biff. Vabbè, chi non ha visto il film non ci avrà capito niente, ma ci sono anche persone che l'hanno visto varie volte e non hanno comunque capito, quindi è tutto relativo. Detto questo, in bot mode
gli accessori possono essere sistemati o dietro le portiere, ovviamente impugnati. In questo modo, per quanto riguarda l'asta, diventa questa sorta di gancio, oppure dimenticavo, sulle istruzioni fa vedere che il generatore va sistemato così, però vedo che qui sopra c'è lo stesso tipo di connettore, quindi ovviamente lo possiamo agganciare anche sulla parte superiore del fucile, che anche in questo caso non mantiene proprio benissimo. Ecco qui. Quindi, a seconda della preferenza, che lo vogliamo mettere qui o qui. Diciamo, come generatore e come forma di intralcio ai movimenti, insomma, io preferirei metterlo qui. Poi magari è un attimo più bruttino da vedere, ma magari ha un po' di senso in più. Sulle istruzioni invece riporta questa modalità qui. Stesso discorso che per l'asta, lo possiamo storare qui sul portiere. Anche se dobbiamo inclinarlo un po' perché va a tozzare contro l'abitacolo, quindi non ci va benissimo. Altre parti possibili sono ovviamente qui sulla spalla, sull'avambraccio. Ho in mano in questo modo. Qui però, come ho detto, il generatore va a dare fastidio, non si riesce a impugnarlo del tutto. Ora, tirando le somme, che dire, un modello carino, lo consiglierei se siete fan della saga per l'alt mod, altrimenti non posso dire che sia bellissimo, insomma, come bot da collezione, e conta per il suo citazionismo, e questo è tutto. La trasformazione è carina, scorre abbastanza bene, ma si poteva fare di meglio. Insomma, quello che mi fa rabbia di questo modello sono le dimensioni ridotte ed è il pensare a quello che si sarebbe potuto fare volendolo mirare ad un pubblico più adulto. Quindi, alzando un po' il livello della qualità, avrebbe potuto essere veramente qualcosa di eccellente. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda il Gigawatt di Hasbro. Grazie a tutti per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Passate per la pagina Facebook per gli scatti di Gigawatt. Sì, sto alternando i nomi in seconda di quale vi piaccia di più. Per il resto, ci vediamo alla prossima recensione.